Ultimo maestro, Jean de Molay, martire della verità e della giustizia, ricordiamo che nessuno dei fratelli traditori e lieti possono essere qui presenti in corpo e in spirito, che Dio abbia pietà di loro e qualunque loro discendenza sia bandita sempre da questo luogo sacro. Non obis domine, non obis domine, non obis, non obis. Santo nome tuo, santo nome tuo, da gloria, da gloria. Faremo un'elevazione, un capitolo molto veloce, perché poi subito dopo c'è l'inizio della Santa Messa.
Bless è oltre che arcivescovo metropolita, è primate della Chiesa Anglicana del Cile, ma anche d'Europa. Io così lo conobbi, come stavo dicendo, a gennaio del 2017 qui in Roma, in via Aurelia, ospiti di un istituto religioso cattolico molto famoso. E in quell'occasione consegnammo il premio, proprio il primo premio San Francesco, che era identico a quello che avevamo pochi giorni prima consegnato ai due papi, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco, perché era l'anno santo 2015-2016. La grafica da allora è un po' cambiata, si è arricchita, perché abbiamo oltre 30 patrocini internazionali di varie istituzioni, anche le Nazioni Unite, la Repubblica Italiana, la Comunità Europea e via dicendo, ma tutti qui non li potete vedere, quindi li alterniamo mano a mano. E ricordiamo quindi che l'arcivescovo ha avuto già un premio che raccoglieva tanti loghi che qui adesso non figurano nella versione attuale, ma c'era la Chiesa Anglicana d'Inghilterra, quella di Canterbury, quella di York, poi c'erano 5 loghi dal mondo musulmano. L'arcivescovo credo ricorderà questo. E concludo dicendo che il numero uno, il primo premio, che doveva essere un semplice regalo per Sua Santità Giovanni Paolo II, io lo creai il 23 maggio del 96 per il suo compleanno, in realtà era il 18 maggio, ma Sua Santità ha voluto spostare al 23 e io pensavo fosse un dispetto, invece era per onorare le vittime della strage di Capaci e così è rimasto. Questa è la 27esima edizione, noi lo diamo a persone che hanno dedicato la vita, veramente la vita, in maniera disinteressata, siano essi religiosi come l'arcivescovo, siano laici come tanti di noi, in vari campi, ma che non abbiano guadagnato nel fare questo. Questo è importante, il premio San Francesco non lo stampiamo in tipografia, chi lo sa, sa che viene fuori dagli amanuensi una volta. Quell'amanuense è rimasto, sarebbe il sottoscritto che mescola la china con la stampa del computer, ma il modo di fare questo premio è rimasto tale e quale. Quindi ringrazio tutti voi presenti, ringraziamo l'amico arcivescovo, veramente abbiamo un grande amico a oltre 15.000 chilometri di distanza. Quanti sono? Sono tanti, quindi lo salutiamo, gli auguriamo intanto una pronta guarigione, Monsignore, e che torni presto qui per rincontrarci. Le passo la parola. Ok. Muchas gracias, querido embajador. Muchas gracias a todos por la paciencia, a los reverendos padres también. Escúseme alteración de su orden del día. Un nuevo mundo siempre es posible. Es posible tener un mundo mejor y es posible que nosotros podamos contribuir a que el mundo que nosotros estamos viviendo sea un tanto mejor gracias a lo que nosotros podemos colaborar. Podemos colaborar cambiando nuestra forma de pensar un poco, cambiando nuestro corazón un poco y sintiendo que cada hombre que hay es también mi hermano. Muchas gracias, embajador. Muchas gracias. Muchas gracias. Grazie di stare qui con lui oggi, perché lui quando mi ha chiamato 7-8 giorni fa, perché questo è nato giusto 7-8 giorni fa, non era veramente nato. Subito dopo la cerimonia che abbiamo fatto qui a fine ottobre, dove c'è stata questa grossa cerimonia per la pace, dopo siamo andati in piazza da Papa Francesco, e anche oggi passo, io devo dare come dei premi e organizziamo
un momento, un incontro, allora io subito mi sono attivato, poi mi sono consultato con il priore, il neo priore del Lazio, Donatella Codessi, dice, vabbè, approfittiamo così, facciamo l'elevazione dei nostri capelli, facciamo un abbinamento, così siamo in pace. Il convento dove lui risiede a Via Veneto c'è ancora, vero padre Giancarlo, la stanza dove vivette padre Mariano. Intatta. Il resto è storia, potete leggerlo dovunque, insomma abbiamo con noi uno dei membri più importanti della Commissione delle Cause dei Santi. Postulatore dei Santi. E diamo a Cesare quello che dice. Ma è il medico dei Santi, io Allora, Antonella, tu consigli tu questo premio di San Bernardo, e due parole su San Bernardo. Sono... Sì, così lei è una vostra... Dama, Donatella, viva Roma, ecco, fa parte anche lei del priorato. Aspetto del mantello, perdonatemi perché ero da tutt'altra parte, ma non ho voluto mancare. Le distanze romane sono quelle che sono, non ho voluto rientrare a casa per prendere il mantello. E non devo dire veramente poche cose perché l'omelia del padre è stata illuminante e ovviamente questo premio merita anche semplicemente per aver detto che noi dobbiamo portare la pace nel cuore per poter essere poi ambasciatori o comunque animatori di pace. Oggi si parla degli animatori nelle discoteche, dei caos, no? Che gli uomini sanno creare. Io direi gli animatori di pace, dobbiamo metterci l'anima, però per metterci l'anima dobbiamo avere nell'animo la pace. E quindi con questi due grandi fari dell'umanità, perché santi uomini, questi due grandi uomini, San Francesco e il nostro grande San Bernardo. Beh, loro ci hanno illuminato, ci hanno detto pressoché tutto, per cui io cosa potrei aggiungere a fronte di questi? Credo che semplicemente per questa omelia, che naturalmente poi aggiungiamo tutto quello che sicuramente ha fatto nella sua vita, che ci riconoscono questa sera, e la nostra confraternita gli riconosce questo premio, che reca anche San Bernardo. Momento penso che si arricchisca anche di suo fratello San Francesco. Due grandi luci, basterebbe insomma studiare un po' la loro vita per amarli prima come uomini e poi per lasciarsi ispirare dalla loro santità. Io umilmente, molto umilmente, devo dire che il nostro gran priore mi prendete così? No, così è lei che ha detto delle parole molto piene di luce, questa luce che possiamo portare con noi. Facciamo la foto. Ecco, facciamo questa foto. Grazie. Con tutto il cuore. Con tutto il cuore, con tutto penso, con la condivisione di tutta la collezione. Facciamo un applauso. Guardare la mano. Allora, andiamo avanti. Prego, allora noi abbiamo fatto un piccolo programma, non so se è stato consegnato a tutti, se qualcuno ha bisogno lo può ritirare. Qui c'è il programma di questa serata, poi c'è la storia della nostra associazione 52 anni, sintetizzata in una pagina, e poi c'è una circolare che spiega un po' ogni anno quali sono gli obiettivi, quello che abbiamo fatto, cosa ci proponiamo, le figure dei nostri delegati in Italia e all'estero, eccetera. Quindi per chi fosse interessato e ancora non ha avuto questi fogli, li può ritirare, li metto qui a disposizione, in maniera che vorrei andare avanti con il programma anche se brevemente.
grazie. Qui ci sono tre fogli a disposizione. Allora, per chi ha il foglio, altrimenti vi invito a ritirarlo senza problemi, anzi mi farebbe piacere, così si può seguire meglio. E diciamo, faccio una brevissima lettura di quello che troverete qui nella prima pagina del programma. Il premio abbiamo accennato, nato nel 1996, da miei studi che feci negli Stati Uniti sull'evoluzione dei satelliti, diciamo una piccola conclusione delle scoperte di Guglielmo Marconi del 1909, quando lui ritirò il premio Nobel a Stoccolma. Voleva trasferire l'aria, dice così il testimoniato dei manoscritti all'Accademia dei Lincei, che io da ragazzo, quasi ragazzino, studiavo l'originale perché ero appassionato di queste cose. E non capivo che cosa Guglielmo Marconi ci volesse trasmettere. Dopo un po' di anni, suonando per tanti anni l'organo a carne, facendo esperimenti di tecnologia, MIDI, è stata digitale, 5 tastiere, un organo alto 35 metri su un piedistallo spaventoso, il primo a trasmissione elettronica fatto dai fratelli Ruffatti di Padova, applicai questa scheda di interfaccia. Poi, lavorando con i satelliti, come lavoravo all'epoca da giovane negli anni 70-80, applicai questi segnali, li trasferii da una mia tastiera e da un organo Hammond in casa via satellite, ringraziando Telespazio, la RAI di allora, Gruppo IRI, lo sottolineo tante volte, migliaia di volte, e alla fine, con la grazia di Sua Santità Giovanni Paolo II, riuscimmo a fare un bel concerto via satellite tramite Telespazio. Si suonavano l'organo qui e in realtà le canne suonavano nella cattedrale di Queen Mary a San Francisco. Il mio amico Jimmy Cash, famosissimo organista, qui a Roma, nato a Los Angeles, ma viveva anche a San Francisco, mi fece la cortesia, quindi non costò praticamente nulla la realizzazione di questo progetto, di suonare lì e far suonare gli organi a Roma, tra i quali quello della Sala Nervi in Vaticano. Sembrava un miracolo, erano semplicemente altri tempi, casualità senz'altro, e la bacchetta magica di un grande papa che, diciamo, fortunato lui e noi che gli stavamo vicini, è stato al lavoro per ben 27 anni. Diciamo che non ha reclamato la pensione dopo 3 o 4 anni come fanno i nostri politici. Va bene, scusate se faccio qualche battuta, ma chi mi conosce sa che amo molto unire la tecnologia, la vita, le nostre passioni. Ringrazio tutti i presenti e piano piano li ringraziamo uno per uno con dei premi che qui ho portato, cioè col premio internazionale San Francesco, che essendo nato negli Stati Uniti aveva il nome da questo mio progetto, il progetto San Francisco, era quello di far suonare l'organo, è diventato San Francisco International Award e poi in Italia Premio Internazionale San Francesco. La mia associazione nacque nel 1970 in parrocchia, ma ben presto nel 72-73, appena arrivato dall'Alta Italia, padre Sergio Martina dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini in Basilica, ed è vissuto fino alla morte lì, e fu insegnante di religione nel liceo Righi per tanti tanti anni, io subito trasferii queste mie esperimenti sull'organo a canne tamburini di quella basilica e poi di altre. Quindi abbiamo quest'anno compiuto 52 anni a gennaio e l'associazione si chiamò Cultura Ambiente ed è stata la prima in assoluto a proporre la tutela, la salvaguardia e l'amore dei beni culturali e ambientali e quindi del creato
Ecco perché la figura di San Francesco, e non c'è bisogno di sottolineare questa figura che tanto ci ha comunicato e ci comunica ancora sul rispetto e l'amore per la terra nella quale tutti viviamo, esseri umani, esseri animali, piante, eccetera. Questa è un po' la sintesi. Però allora non esisteva ancora il Ministero dei Beni Culturali. In una serata con padre Sergio, scusate se lo ripeto, ma per me è stato un padre putativo, e tante coincidenze e tante realizzazioni che ho potuto fare perché avevo questo grande sacerdote vicino. Una sera c'erano tutti, io suonavo la Chiesa del Gesù a 10 anni, nell'organo dei padri gesuiti, e poi andavamo con i padri gesuiti, altri sacerdoti, spesso i politici della Democrazia Cristiana che stavano lì fuori di allora, ma c'erano anche altri partiti, senza nominarli tutti, tutti si inginocchiavano al Te Deum lì alla Chiesa del Gesù, tutti veramente. Io, stando sulla console, vedevo passare un po' tutte le persone più note. Una sera, andando diciamo a mangiare una pizza all'intorno a Piazza del Gesù, c'era Spadolini e Moro, e quella da una parte fu una mia fortuna, ma anche un grande dispiacere dopo qualche anno aver conosciuto queste persone, immaginate perché. E loro mi dissero, vedendo il logo che avevo creato con rapidografo a mano, Cultura Ambiente, che avevano intenzione di creare quello che hanno fatto dai 2 ai 4 anni dopo, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. E così nacque questo Ministero. Vado molto veloce. Ringrazio intanto l'amico Civale, perché così 10 giorni fa gli dissi: guarda Massimo, sta arrivando in questi giorni per un viaggio pastorale un amico di vecchia data, l'arcivescovo e primate della Chiesa Anglicana, Monsignor Patricio, che voi avete conosciuto prima, e ha delle tappe un po' strette. Io volevo accoglierlo, fargli vedere alcune basiliche qui e là, ma va di fretta. Allora mi ha detto: potremmo fare lì a casa tra noi, continuiamo quel discorso iniziato il 29. Dico: magari, dico, però se te prendi l'onere tu, perché io posso fare qualche premio, però veramente ringraziamo Massimo che con i suoi amici, che sono tanti, e mi ha detto forse saremo 7-8, ecco, se ci contiamo credo che voi col mantello bianco e la croce rossa siete molti molti di più. Quindi grazie a Massimo e a voi tutti innanzitutto, perché siamo riusciti a concretizzare questo bel incontro. Poi naturalmente ringrazio i sacerdoti che hanno celebrato, padre Giancarlo che abbiamo conosciuto, che è l'anima così dell'associazione. Scusate, mi emoziono perché io ogni anno in 52 anni avrei sempre voluto abbandonare questa associazione, perché lo Stato italiano ci chiede anche le tasse. Questo è vergognoso. Per fortuna ci ascolta anche un bravo generale, che del quale vorrei dire poi due parole, perché ho fatto un premio che spero lo gratifichi, e sicuramente il generale Giustini, che lei conosce, caro generale, che ha avuto il premio qualche anno fa, è d'accordo con me che è indecoroso che associazioni come ce ne sono tante, venga generale, venga Pietro, non solo non hanno un aiuto da parte dello Stato, ma purtroppo io, che sono il presidente, per dare il buon esempio, misi la quota iniziale di 200 euro per pagare le tasse del conto corrente bancario intestato a Cultura Ambiente. Che volete fare? Paghiamo. Diciamo che noi siamo per la giustizia, per carità, però la paghiamo prima noi giusti, mentre altri dovrebbero pagare.
Allora, così frammezziamo. Io vorrei chiedere al dottor Matarrese, che avrà senz'altro da dire molto, tra l'altro il 29 già aveva iniziato, e poi siccome ci riproponevamo di consegnare questo premio, vorrei lasciare la parola a lui. Intanto credo che forse è meglio che si racconta lei, perché io ci metterei tanto, ha visto quanto parli. No, però dobbiamo io ho fatto una scheda sul generale, eh? Ma sono notizie che si trovano facilmente. Allora, il dottor Pietro Matarrese è generale della Guardia di Finanza. Lui dice in riserva, ma la riserva in calcio è importante, perché quando si fa male qualcuno in servizio, ecco che rientra subito, come fa lei, vero? Allora, un attimo, generale, che io vi metto la medaglia di San Francesco, che poi l'ha benedetto Padre Giancarlo, queste medaglie. Ha fatto una benedizione generale. Eccoci. Ok, prego. La parola generale Matarrese. Allora, per me questo è un premio molto ambito, anche perché dal mantello che io porto leggete che Assisi Pax, io sono il presidente di una fondazione, la fondazione di Assisi Pax, che ha proprio sede nella casa natale di San Francesco ad Assisi, attualmente è una chiesa nuova, dove tra l'altro vive il nostro padre fondatore di questa fondazione, ed è padre Gianmaria Polidoro. Quindi i francescani oggi sono portatori di pace nel mondo, basti pensare solo che Papa Francesco è già la sesta volta che viene ad Assisi, proprio per valorizzare questa terra. Io dicevo all'amico Massimo che sono arrivato stanotte perché sono stato ad Asti proprio con padre Polidoro a un convegno sulle piccole e medie imprese. È stato un grande successo perché c'erano più di 1000 imprenditori locali, dove c'erano economisti di una certa fama, politici importanti, presidente della regione Piemonte, però chi ha più avuto successo è stato proprio padre Gianmaria Polidoro, perché ecco, probabilmente pochi sanno che le banche sono state inventate dai francescani, ma naturalmente era un concetto di banca che non è quella di adesso, era un concetto di banca sociale, un concetto di banca diciamo di aiutare i più deboli. Ed ecco che anche in questo contesto attualmente si è molto valorizzata quella che viene definita l'economia circolare e l'economia francescana, cioè ne sta parlando ripetutamente Papa Francesco, per cui una economia che non esclude i più poveri, che non deve pensare esclusivamente al profitto. Ecco, proprio ne abbiamo parlato proprio in questo convegno, e gli imprenditori, anche se erano piccole e medie imprese, applaudivano padre Gianmaria, applaudivano quelli che sono, come vogliamo strutturare anche diciamo, i futuri passi. Grazie anche all'aiuto di Massimo, sono stato nominato tra l'altro consulente dell'attuale governo per quanto riguarda la legge l'antisuicidi, cioè la 3 del 2012. È una legge importantissima che pochi conoscono, perché soprattutto a livello tra gli imprenditori, perché non viene molto applicata, in quanto consente, in quanto i magistrati non l'applicano molto volentieri, però al nord viene applicata. Noi abbiamo costituito un bel gruppo, una bella squadra di professionisti anche del nord, del centro e del sud, e stiamo strutturando bene a livello nazionale quella che potrà essere dei centri di ascolto
che dovranno essere presenti in tutti i comuni italiani, in modo che possa essere data la possibilità all'imprenditore che per tanti motivi, e non solo per i motivi di incapacità, tra virgolette, ma anche perché con questa situazione di Covid che c'è stata, tanti imprenditori non gliela fanno più ad andare avanti, invece di prendere la pistola e di spararsi, e quindi viene in aiuto lo Stato e gli dà nuovamente una possibilità di poter, diciamo, di alzarsi, e quindi è una cosa molto bella, perché la pace, come diceva il padre, deve stare nel cuore, quindi nel cuore, e quindi ci deve essere serenità, anche ha una serenità economica, sicuramente non è aggressivo, non è violento, bensì porta con sé armonia. Ecco, non mi dilungo altro, perché sicuramente ci saranno altre persone importanti. Comunque è un premio veramente che prendo col cuore. Diamo anche l'appuntamento al 4. Ah, ecco. Diamo questa unione. Allora io porto questo mantello non perché non faccio parte dei Cavalieri di San Bernardo di Chiaravalle, ma bensì perché faccio parte della confederazione che avevamo iniziato a strutturare pre-Covid e poi purtroppo gli avvenenti, però ecco, stiamo riprendendo questa strada, e già ci siamo dati appuntamento il 4 di dicembre in Assisi, dove ci sarà appunto questa cerimonia di unione, anche di fratellanza fra le due associazioni. Va bene. Grazie. Allora rinnoviamo gli auguri al generale Pietro. Allora il 4 dicembre saremo ad Assisi, chi vuole venire ad Assisi, la mattina ci sarà questa cerimonia, poi si pranza e poi ce ne torniamo. Certo. Allora il premio San Francesco al generale Pietro Matavista. Diamoci questa. Grazie generale, si accomoda e andiamo avanti con il prossimo premiato, è il comandante della Legione Garibaldina, Riccardo Tomeggioni. Mentre sentivo il generale, una considerazione. Sono passati tanti anni, ma nel 2011 io ho avuto il piacere di conoscere Massimo. Se ti ricordi, Massimo a Mentana, e io ed era poco che avevo preso in mano la Legione Garibaldina, che era una cosa culturale e basta. Da quell'incontro lui mi fece diventare templare, e stavo facendo proprio questa considerazione, che con gli anni oggi davanti a me c'è un bel gruppo, ma questo gruppo è nato proprio dalla conoscenza di Massimo, che io ho incontrato, e anche dall'incontro con Donatella, che con lei io sono stato il suo padrino, poi è uscito fuori tutto il gruppo di Latina, eccetera, quindi di cose ne sono passate. E l'altra, la considerazione è anche storica, perché la Legione Garibaldina praticamente è quella che aveva fatto l'Unione d'Italia ai suoi tempi con il Risorgimento. E quasi caduta nello scordamento dei pensieri degli italiani. Bene, adesso diciamo che con tanto mio lavoro è stato riportato abbastanza in auge, anche per la conoscenza con due ragazzi, perché i ragazzi devono sapere che se non c'è il Risorgimento non c'è neanche la storia d'Italia. Per cui, e tra l'altro da questa cosa io non solo l'ho lasciata culturale, ma anche umanitaria e sanitaria, e con questo abbiamo fatto diverse cose umanitarie anche a livello umanitario all'estero, in Africa abbiamo messo su anche dei punti di pronto soccorso. Forse è poca cosa, andrebbe fatta molto di più, ma purtroppo i mezzi sono quelli che sono. Comunque, grazie.
generale, la invito qui un po' verso il centro, siamo più comodi. Sono comandante. Comandante. Comandante della Legione Garibaldina. Allora, comandante della Legione Garibaldina. Vieni pure tu, consegna pure. A Marcella abbiamo l'onore, chiediamo la gentilezza di consegnare la medaglia. Allora, dopo vieni tu, devi ritirare degli attestati. Poi devi dire due parole. Comandante è stato pilota, ma è ancora pilota. Il comandante è un pilota, di aereo. E io amavo tanto gli aerei, la storia del generale Losi, eccetera, eccetera. Belle storie, diciamo, l'aeronautica italiana non è l'unica nel mondo, ma insomma si è difesa sempre abbastanza bene per la pace. Io ci sottolineo perché durante la Seconda Guerra Mondiale il generale ingegnere, generale comandante di corpo d'armata della difesa in atto, era quello che poi è diventato mio caro amico fino alla morte, il generale Losi, Giulio Losi. A lui fu dedicata dopo la morte, con me, la moglie, dopo, una stella gli è stata dedicata, e lui mi raccontava che andava in Canada, tra l'altro, perché aveva, comandava anche Viterbo, l'aeroporto militare di Viterbo, eccetera, andava con gli idrovolanti, però erano privi di proiettili. Per fortuna gli avversari non lo sapevano, e così non solo è ritornato in patria e ha raccontato fino all'ultimo giorno della propria vita questa vicissitudine a noi più giovani che abbiamo imparato per portare la pace e un grande lavoro. E bisogna esserne convinti, però, come ci diceva padre Giancarlo, intanto forse ce lo dobbiamo ripetere tutti i giorni a noi stessi, e già la cosa non è facile. Con tanti auguri, ci sarebbe veramente da organizzare non un convegno, belle chiacchierate tra amici e raccontare le esperienze di ognuno, perché sono veramente belle. E anzi, ci racconti un aneddoto sulla Legione Garibaldina, venita Garibaldi, queste belle cose. Per me è stato un momento di vita, ma anche qui insieme a altre cose, stai parlando degli idrovolanti. Bene, io per 19 anni di rota ero un idrovolante e ho fatto l'antincendio non solo sull'Italia ma anche all'estero, diverse nazioni, portando anche, diciamo, il nome dell'Italia abbastanza in alto. Speriamo di non dover far mai la guerra. Grazie. Adesso, seguendo il programma, io vado, avete visto, il programma è sconvolto, tra l'altro Marcella avrebbe dovuto presentare, rubando un po' il lavoro che solitamente fa la regista Donatella Cotesta, che è un'amica, ma io pensavo fosse così impegnata che non l'avrei neanche potuta vedere qui. No. Vuoi dire qualcosa, Donatella? Ti ringrazio per l'invito, innanzitutto. Prego, prego. Grazie per le belle parole che ci ha donato, perché ogni parola è un dono. In questo momento io, visto che è molto intima come cerimonia, vorrei ricordare tutte quelle persone che hanno cercato in quegli anni di tenere la pace, e sono stati proprio quei politici che te hai incontrato, sono stati dei grandi politici. Sono stati degli anni importanti. E guardandomi intorno,
rivedo alcuni fratelli che eravamo, come si dice, sulla strada. Sulla strada perché avevamo un'ideologia e abbiamo combattuto per quell'ideologia. Combattere per l'ideologia non significa prendere un'arma, significa combattere con i propri principi e con i propri valori etici, perché quelli sono alla base. I valori etici sono quelli che oggi, ieri, oggi e domani, sono quelli che indossano la divisa. Perché? Perché giurano sulla libertà della patria, giurano sulla difesa del popolo italiano e di tutti i popoli. E veramente indossano i guanti bianchi. Ho un'emozione perché in questo momento che si parla di pace bisogna ricordare quello che è stato fatto in passato, dalla Legione Garibaldini, da un'Anita Garibaldi. Non soltanto la prima, ma anche la pronipote. La pronipote Anita Garibaldi si è prodigata a istruire 1000 ragazze. Ci ha dato dei valori, ci ha dato della speranza. E ci mise sulla strada, ma non sulla strada come si può pensare, sulla strada del cammino della libertà. Ancora oggi, le donne, combattono per la libertà e per i principi fondamentali della libertà. La pace è vero, bisogna averla dentro fuori, dentro di noi, ma se non si hanno dei concetti ben definiti non si può avere la pace. Perché ognuno di noi deve saper rinunciare a quelli che sono i metalli, perché io li chiamo così i metalli. E poche persone sono legati alla pace, sono legati al potere, ma il potere, come diceva il generale, è qualcosa che si dà a è il potere di alzare le mani e di fare una catena di unione. E la visione è la catena che per me si sente al nostro cuore. Prima delle parole fondamentali, ciò che esce dalla nostra voce fondamentale. È vero che stiamo facendo delle riunioni, non ci devono essere divisioni, non ci devono essere il mio cavalierato o altro, non nomino altre associazioni, è migliore della tua, è migliore della mia. Massimo ha fatto una grande cosa, il 29, ma non ha iniziato il 29, ha iniziato da anni a cercare l'unione. Siamo andati in Inghilterra a cercare l'unione. In Inghilterra, in Francia, in Portogallo. Francia, Portogallo. Spagna. Non ha importanza se sono 1000 o se sono 2. L'importante è l'unione, stringersi la mano e dire che sei il mio fratello. E ahimè, padre, secondo me in questo momento, le unioni e la pace si possono fare tramite associazioni e tramite cavalierati, perché all'interno risiedono le menti. Le menti non sono al di fuori di questo, perché non hanno ideali. Qui alberga ancora forme di ideali che sono importanti da donare alle nuove generazioni, che sono i ragazzi. E i ragazzi ci credono, ma bisogna saperglielo dare. Non bisogna illuderli, non bisogna insegnargli che il potere più forte sia a chi ha più denaro o a chi ha la scarpa più costosa o a chi ha più medaglie. Non è così che vale. Bisogna dargli quello che loro si aspettano, la consapevolezza della conoscenza. E la conoscenza parte dentro di noi, altrimenti non possiamo capire ciò che è stato detto lì o ciò che viene letto lì. Il Cristo è la luce, è la conoscenza, è la consapevolezza, ma bisogna spiegarglielo. E bisogna spiegarglielo in termini precisi, perché hanno un'intelligenza, sono arrivati su questa terra
consapevoli, sono più consapevoli delle nostre generazioni e loro hanno bisogno di consistenza. E soltanto le associazioni, come San Bernardo, i poveri Cavalieri di Cristo o altre associazioni possono dare. Ricordiamoci Sant'Agostino, ricordiamoci San Francesco, ricordiamoci Dante. Il dolce Stilnova cosa ci portava? Combattevano ben cose ben precise, ma non combattevano la cristianità, combattevano l'ignoranza, la non conoscenza. Forse mi sono prolungata un po' troppo. Grazie. Non è questo, sono due attestati, come priore del Lazio. Grazie. E poi il presidente ha voluto darti San Francesco. Grazie. La prima ambasciatrice di cultura ambiente è stata un'idea di padre Sergio Martina tanti anni fa, perché Umberto adesso non li nomini tu gli ambasciatori, visto che hai ricevuto tante nomine, dico ma scherzi padre Sergio, così la prima fu la contessa Pacelli, che nipote di papà Pacelli, può testimoniare, ma, e aspetta. E questo mi rivolgo soprattutto a te, padre Giancarlo. Bisogna dare una spintarella a Papa Pacelli, Pio XII, che troviamo quando usciamo o entriamo alla basilica dove tu eri padre guardiano, cioè quella, la basilica di San Lorenzo al Verano. Tutti siamo molto desiderosi, perché Roma città aperta, film Rossellini, c'è una bella storia. Non solo. Hai premiato. Ma io mi volevo dire come lo penso. Non solo. Ha premiato anche la presidente del CIF italiano, che fu proprio Papa Pacelli a creare il CIF ed è stata la prima associazione femminile che lui creò. Con la professoressa Vignoni che mi insegnò il pianoforte. Vabbè, adesso. Beh, diciamo che la chiesa è grande. Se ci ritroviamo dopo decine d'anni a parlare così, diciamo che no. Vabbè, è un bel complimento. Senti, allora andiamo con sua beatitudine, Don Maurizio Raimondo, che è il primato della chiesa. Vedi, la cattolica apostolica. Ecco, così ascoltiamo. Cosa? Lo vogliamo bene perché lui è molto molto utile. Grazie. Allora, cosa vi ringrazio. Padre Raimondo desidera comunicarci su questo tema, sì, dei nuovi missionari di pace, certo, religiosi e laici. Grazie. Grazie a lei, grazie a lei. Anche questo. Allora, poggio un attimo. Allora, innanzitutto ringrazio l'architetto, il presidente, come ringrazio Massimo, ringrazio tutti quanti voi, ma per me questa sera è stata una fonte stupenda di conoscenza con due confratelli, padre Giancarlo, che lo sentivo solo nominare, ho avuto l'onore di conoscerlo, e don Maurizio, che porta il mio stesso nome e mi ha fatto piacere, e poi si occupa di qualcosa di stupendo che l'architetto ha messo su. Ecco, Massimo diceva, noi lo invitiamo sempre, il patriarca, nell'umiltà. Voi mi vedete con pochi segni, il patriarca della Chiesa, tutte queste cose. Non conta questo, diceva anche la Donatella. Dona, quello che è importante è avere un cuore, avere una sensibilità, perché il Vangelo è racchiuso non in tante parole, grandi discorsi teologici, ma si racchiude in quelle 7 battute. Ero forestiere, mi avete accolto, affamato, mi avete dato da mangiare. Quello è il Vangelo. E quando poi sentite che queste parole, come ho avuto l'onore già di conoscerlo il giorno che è stato fatto questo con Massimo ad ottobre, l'architetto, il presidente, vedere anche un presidente che non finge, badate bene,
ma che si commuove, vi fa capire che la cosa è genuina, è vera. Allora io dico grazie Gesù che ci dai, perché il mondo non ha bisogno di maestri, il maestro è Dio e Gesù ha bisogno di testimoni. E lui un faro, io la ringrazio veramente, perché lei questa sera, dopo che abbiamo ascoltato il pensiero di padre Giancarlo e dopo aver partecipato al sacrificio di Cristo, abbiamo preso quella luce che non solo i templari portano, ma quella luce di testimoni veri. E lei è un faro. Glielo dico, lei si è emozionato, ma ha emozionato me, e è emozionato, secondo me, ogni persona, ogni sua creatura, perché lei ha ricordato questa sera tutti coloro che gli sono stati accanto. Lei emozionandosi, caro architetto, non ha fatto altro che mettere quel sale in più e quello sprone in più in ognuno di noi. È vero, diceva la carissima Donatella, sorella Donatella, che abbiamo bisogno da queste associazioni per portare la pace. La pace non è una parola difficile, la pace è facile mettere delle bandiere, la pace la dobbiamo trovare dentro di noi. Quando abbiamo ricevuto quella pace, allora sì che saremo testimoni di pace. Ma la prima pace è d'apertura. Vedete, miei cari, noi ci diciamo cattolici, ci diciamo cristiani. Padre Giancarlo, prima di uscire per celebrare, mi permetta, padre, ha detto: poverini, senza corrente, persone sole, persone ferite, anche i media nascondono la vera realtà. E io vedo ancora che si fa fatica anche ad essere solidari. Massimo fa delle opere stupende, non perché adesso lo voglio esaltare. Molte volte sembra che Massimo fa ogni cosa per ricevere, per prendere. Però vi posso garantire che Massimo, sia durante la pandemia e adesso per la pace, con un banco alimentare e tutto, aiuta tante persone. Allora vuol dire che cosa significa? Molte volte noi ascoltiamo i messaggi, è bello ascoltare, ma li dobbiamo mettere in pratica. È un poco come quelli che dicono sono cristiano non praticante, non sei niente. Non sei niente. La fede senza le opere è morta. Vedete, Gesù, faccio una parentesi, poteva benissimamente, quando gli hanno detto era ora di pranzo, la cesta dei pani e dei pesci, dice ognuno se ne va a casa proprio. Gesù è così attento che ha pensato che quelle persone dovevano mangiare, e poi c'è l'aneddoto che moltiplica il pane, il pesce. Noi dovremmo essere così attenti ad essere solidari con i fratelli. Altre persone che arrivano, questo Papa fa solo arrivare persone, questo, noi non possiamo lavorare noi, non possiamo mangiare noi, come mangiano... Questo purtroppo è un discorso che facciamo noi che ci battiamo al petto e che ci diciamo cristiani. Siamo i primi a non accogliere. Il Vangelo o si accoglie, si prende, si vive tutto, non a metà quello che fa comodo. Non possiamo essere cristiani al 50%. Allora l'Ordine dei Cavalieri, questa associazione Cultura e Ambiente, che oggi... io non sapevo, lei magistralmente ha illuminato, il Ministero delle Beni Culturali nasce proprio grazie a questa, tutto ciò che abbiamo. Vedete, miei cari, io sono un patriarca che vivo in un'azienda, lavoriamo del nostro come Pietro Cattolico, non siamo stipendiati, no? E so che significa pagare le bollette, aiutare i preti, aiutare le missioni. Vedete, miei cari, noi abbiamo distrutto la natura con il cemento. La natura ci sta distruggendo. Non esistono più le quattro stagioni. Non esiste niente più. Perché noi abbiamo rovinato questo mondo, la natura, gli alberi e tutto ciò che può portare. Qualche filosofo ateo diceva che l'albero si vede il volto di Dio, no? Diciamo Dio, di qualcuno che ha creato. Noi quante volte maltrattiamo anche questi, gli alberi?
la natura, faccio un esempio. Adesso oggi abbiamo un compito molto più importante, è quello di essere testimoni di pace. Io solitamente, padre Giancarlo mi deve perdonare, quando termino la celebrazione, io non dico è finita la messa, no, perché il rituale romano è un'altra. Io dico abbiamo terminato lo stare insieme, inizia la messa, andate in pace. E con queste parole, e chi può, il generale prima ce l'ha detto, San Francesco, chi può, venga il 4 ottobre, e, a dicembre, chiedo scusa, ecco, San Francesco, il 4 dicembre, però una cosa fondamentale vi voglio dire, recitiamo quella preghiera bellissima, quando possiamo, Signore fai di me uno strumento di pace che San Francesco ci ha consegnato. Ringrazio tutti, sono onorato e la ringrazio, sarò a sua disposizione per qualsiasi cosa con il mio patriarcato, vetero cattolico e poi con tutti i cavalieri che io... Io voglio fare gli auguri a questo, al vescovo Ezio Maria Scaglione, che dovete sapere il mondo come piccolo. Ezio Maria Scaglione mi ha consacrato vescovo a Milano. Mi ha consacrato vescovo a Milano, poi per questioni di salute si è potuto ritirare per altre cose, perché la salute non gli ha consentito, facciamoci gli auguri. E io ho preso il suo posto, non solo come arcivescovo primario, ma ad agosto sono stato eletto patriarca di 676 vescovi in tutto il mondo. Auguri e Massimo, insieme collaboriamo. Grazie. 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 Grazie veramente, grazie per quello che hai detto. Un vero testimone, complimenti. Grazie. Questo è nato in parrocchia perché nessuno premiava i bambini i poveri. E quindi un attimino ci pensavamo noi a fare le Olimpiadi sì, parrocchie. I neo cavalieri di Oreste Saverchia e Angela Bottoni. Vabbè, vieni, questa è la colpa, sempre, mi avete lasciato sempre questi due attestati. Se non li dirà, io li faccio sempre con il nome sbagliato. No, perché capito? Perché convinto che era il buono, fatemi la foto, me le tenete e poi li faccio quello di aggiustare. Che l'altra volta non l'hanno ritirato, non ritirandoli, convinti che l'avevo fatto rifare. Va bene, facciamoci una bella foto, solidetta. Priore, dove sta priore dell'Azio? Frangè, dammi la foto, col mio. Barbara, vieni pure tu che sei il maestro. Vieni, ma... Allo stesso. Mettiti a fianco ad Antonella. Ha fatto dirette negli ultimi due anni, sicuramente i templari non se ne sono accorti perché facevamo il tutto in backstage. Marcella Grimi Giorgianni che è qui, che ci riprende, fa foto eccetera, è un regalo che lei non si aspettava, perché a me quando mi ha conosciuto come traduttrice alle Nazioni Unite, perché io non conosco bene lo spagnolo, quindi lei mi faceva le traduzioni e no, ho capito che non avrebbe mai accettato un premio. Lei queste cose non le ama molto, però tutti abbiamo ritenuto, con padre Giancarlo, Civale, chiunque l'abbia conosciuta, che invece lo merita, e lei, vi garantisco, non se l'aspettava questo. Quindi ti invito qui, insieme agli amici sacerdoti, a Massimo, sì, per questa consegna gentilmente. All'avvocato. E io lo consideravo del Giacalla, Don Maurizio. Don Maurizio. Don Maurizio, Maurizio. Marcella, se puoi dire due parole su questo tema della pace, i missionari di pace, io ti potrei dire
ti senti missionaria di pace o no? Domanda provocatoria. Marcella, prego, ti ha fatto una domanda. Anzitutto è un piacere stare qua, veramente non aspettavo neanche lo merito. La mia vita ha fatto un giro e veramente sono nella mano di Dio, no? Ogni giorno soltanto gli chiedo che mi mostri il cammino. Con le parole di Padre Giancarlo, con tutto quello che voi avete detto, non c'è nulla da dire, soltanto ringraziarvi, perché io ogni giorno imparo da tutti voi, da tutti voi. Soltanto adesso non c'è la mia figlia, è andata, ma avrei voluto darsela a Mel, perché lei è la prima maestra che io ho, che ogni giorno mi rilassa e mi insegna il cammino della pace. Concludo in dire che quando l'amore, quando il potere dell'amore sia più grande che l'amore al potere, a tutto quello che c'è materiale, e apriamo il nostro cuore, lì veramente incontreremo la pace e possiamo fare come ho ascoltato oggi in questa bellissima serata, che un altro mondo è possibile, ma sempre, sempre della mano di Dio. Che Dio vi benedica. Grazie. Il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, fonte di vita per le sue creature. L'imam Salame Ashur, che un grande amico di tutti, veramente, che è, direi, almeno tra le mie conoscenze, che non sono tantissime nel mondo, ma abbastanza, l'unico, a mio modesto avviso, che riesca a colloquiare tra il mondo musulmano delle proprie origini e tutti gli altri mondi. Adesso lui ci dirà come fa, in maniera molto semplice. Intanto ti ringrazio di essere venuto, caro Salamè, professore, intanto portavoce della comunità islamica in Italia e professore di Alabo, e lui ci tiene a precisare palestinese. Adesso lascio la parola a lui, sì. Grazie. E poi naturalmente per ringraziarti di essere venuto abbiamo un ricordo anche per te, grazie. È il nostro ambasciatore di pace nel mondo, Salamè Ashur. Buonasera a tutti e vi saluto con il saluto nostro. Assalamu alaikum. Che la pace del Signore avvolga tutti voi e tutta anche la nostra umanità e tutti i nostri popoli. Io mi ricordo nell'infanzia mia, quando frequentavo la scuola, avevo i vicini che erano famiglie cristiane. E quando rientravo dalla scuola, trovavo sempre due signore anziane, erano vicine nostre, cristiane che stavano da mamma, mangiavano con noi, stavano con noi, come se fossi la nostra famiglia. Io, quando ritornavo da scuola, ero bambino, salutavo la mamma, ma la mamma mi ha insegnato che devo salutare sempre la persona più anziana. Quindi devo iniziare da loro, perché erano più grandi della mamma. Baciavo la mano e loro mi abbracciavano. Questo è il ricordo più bello. E un altro ricordo, quando una di loro,
che aveva i figli alti gradi nell'esercito in Giordania e nelle responsabilità. Lei era malata, stava per morire. Allora i figli sono andati per portarla via, per portarla da loro nella città di Amman. Noi vivevamo nella città di Salt. Allora lei ha detto: io voglio morire a casa mia, cioè a casa nostra, perché questi sono la mia famiglia. E lei amava i figli, che sono stati belle persone, ma ha voluto questo ricordo più bello. Non c'è differenza fra noi esseri umani nel dire: io sono cristiano, musulmano, ebreo, induista, buddista. Questa ognuno di noi, come dice nel Corano anche un versetto: o gente, io vi ho creato da un uomo e da una donna, Dio che parla, e vi ho fatto istituire in comunità e popoli affinché voi vi conosciate fra di voi, per scoprire ciascuno le cose belle che l'altro ha dentro di sé. Non ha detto per fare le guerre fra di voi, per fare le violenze fra di voi, ma per conoscervi fra di voi, per dialogare. In verità, prosegue, il migliore di voi agli occhi di Dio, quello che ha più amore verso Dio, che lo spinge ad operare il bene verso le sue creature, e quello che ha più amore, più timore di Dio, quando il cuore è vuoto di amore, il cuore duro, per impedire, bloccare quell'uomo, quell'essere umano a poter fare del male alle creature di Dio. Questa è la nostra missione: essere missionari di pace, di amore, di giustizia. Io, che sono palestinese, ho subito anche il male nell'essere cacciato, i miei familiari cacciati via di casa. Io non ero nato come profugo in Giordania. Io mi ricordo da bambino che eravamo poveri, mia famiglia era ricchissima in Palestina, ma in Giordania eravamo poveri. Io andavo, avevo 5-6 anni, con il contenitore di metallo, era del latte in polvere, nido o altro, andare all'ufficio delle Nazioni Unite che distribuiva qualche cibo la mattina per prendere un po' di latte. Ma grazie a Dio, con la grinta e con la tenacia e con l'amore nel cuore, hanno lavorato a sodo. E mio padre, quando ho finito 18 anni, mi ha detto, diventato con il lavoro sodo ricco, e dice: devi andare a studiare. E mi mandava 80.000 lire al mese già nel 1971. E io sono venuto qui a studiare ingegneria. Ma l'amore del confronto, la bellezza di quello che ho visto anche nel popolo italiano, nel avvertire c'è una bontà sottile, c'è Dio che è presente in ogni cuore di ogni essere umano. Basta cercarlo, basta volerlo scoprire, perché come dice anche un versetto del Corano, è nella natura congenita di ogni essere umano il sentire Dio dentro di noi. E Dio risiede nel cuore di ogni essere umano. Solo possiamo essere diversi nella definizione razionale chi è Dio, ma non nel sentire Dio nei nostri cuori, che è un Dio unico, chiamato Allah, chiamato Khuda, chiamato Giove, chiamato qualunque nome, è sempre Lui, chiamato Allah, è sempre Lui, il cuore al quale, i nostri cuori al quale noi ci rivolgiamo. È Lui la fonte dell'amore che ci dà il coraggio e la grinta per operare il bene e essere soldati di pace, giustizia e amore. Quando qualcuno di noi dice: ma l'Occidente è stato sempre motivo di disgrazie per l'umanità, perché la prima guerra mondiale è successa in Occidente, la seconda guerra mondiale e la terza guerra mondiale sta anche per scoppiare, l'olocausto e il colonialismo sono nati, ho detto sì,
perché l'esperienza dell'uomo verso Dio era mancante. Quando si butta la bomba atomica, poi il presidente che ha dato l'ordine va in chiesa, io dico quello non è vero cristiano. Il vero cristiano, quello che prega per la pace e opera per la pace. Viva la pace, viva l'amore fra gli esseri umani e viva la fraternità umana. Grazie a tutti voi per la vostra presenza. Grazie della partecipazione. San Francesco, anche se lei è musulmano, però San Francesco... San Francesco... È l'ambasciatore dell'amore. Mi permetto di dire, sì. Ho avuto l'onore di dormire sul letto dove dormiva San Francesco. Ho avuto l'onore di farlo. Ho visitato e ancora ho ricordo della visita che San Francesco compie verso il sultano al Cairo, quando si abbracciarono, e San Francesco tornò di là dove aver constatato una spiritualità profonda e cominciava anche a parlare con gli uccelli, come facevano i sufi, i mistici musulmani anche. Infatti l'abbiamo inserito in calcio al programma, potete vedere una premiazione fatta qui a Roma nell'Antonianum tra patriarca copto, gli egiziani eccetera, con il dono è una pittura di San Francesco che abbraccia il sultano d'Egitto. E noi dobbiamo abbracciare, ecco, grazie, tutti salami. I cuori belli che ci sono, grazie. Nel mondo. Grazie, grazie a te, caro fratello. Grazie. Grazie. Adesso noi continueremo, abbiamo qualche altro minuto prima della cena, quindi con piacere e diciamo senza rispettare dei canoni che c'eravamo prefissi, ma intanto vorrei ringraziare anche per gentilezza maschile l'amica mezzo soprano, la dottoressa Caterina Novak, che ci ha fatto, prego, anzi te sfrutteremmo ancora un pochino col tuo permesso, perché non vedo la tua amica, forse... Ah, c'è Barbara, prego, allora facciamo una cosa insieme. Voi mi avevate proposto una cosa, non so, io lascio il microfono a voi. Intanto vi ringrazio ulteriormente. Facciamo una bella foto col maestro. Prego. E poi concluderemo con due parole di Don Maurizio, gentilmente. Sì. Ecco. Vieni. Venga. Allora, grazie. E il duetto si potrà sentire? Io ho sentito parlare di un duetto. Non so. Veramente abbiamo uno Stabat Mater, il duetto dello Stabat Mater di Pergolesi l'abbiamo portato, però abbiamo preferito rimanere in tema sacro, ecco, di musica sacra, trattandosi appunto di un incontro interreligioso e con la partecipazione appunto di varie... Non si sente, ma non importa. Abbiamo cantato tra l'altro nella chiesa dei Cappuccini di Via Veneto varie volte i concerti appunto di musica sempre sacra e per la messa, per la Santa Messa. Abbiamo animato la Santa Messa e quindi siamo molto onorati di poter aver cantato ancora una volta per una messa così importante come questa, dove si valorizza la pace e c'è l'incontro anche fra più popoli, ecco, fra più religioni. Quindi ringrazio l'ambasciatore di Paolo. Allora siamo noi che ringraziamo, ma c'è un professore venuto da Crotone qui. Se non scappa... Come? Sta parlando con l'imam. Il professore che ha fatto il viaggio appositamente da Crotone, io non posso dimenticarlo, volevamo renderlo partecipe. Allora, così vede,
senza seguire tanti schemi, Don Maurizio è il nostro delegato in Calabria. Sono il presidente dell'associazione dei cavalieri. Professor Costa, ma ci conosciamo su questo. Facciamo tanto stasera. Ecco. Mi tolgo il cappotto perché in effetti non era nel programma. Per me è stata solo una sorpresa, innanzitutto perché ho conosciuto un ricordo. Il dottor Puato, quindi le dico. Don Maurizio, allora io vorrei due parole, diciamo facciamo un duetto dalla Calabria, va, finale. Nel senso che adesso mi trovo contro mano, chiedo aiuto. Allora, facciamo così, ecco. A Don Maurizio. Ecco, anche il ricordo a Laura. Don Maurizio. Non solo lavora tanto, ma con due parole, ormai, anche se a distanza, riusciamo ad intenderci per mandare avanti qualche progetto. Anzi, invitiamo tutti a tenervi collegati e fare dei progetti, anche piccoli, sui territori. Noi, come Cultura Ambiente i Cavalieri, cercheremo nei limiti del possibile di dare atto, adesso con l'aiuto di altri amici che ci sono venuti a trovare, alla realizzazione di anche piccoli progetti sui territori, che sono quelli che servono nelle scuole, nelle parrocchie, nelle famiglie. Ecco, questo è un impegno che ci sentiamo di sottolineare tutti insieme qui. Grazie. Vieni Carmelina, vieni. Vieni. Dai. Ringraziamo ancora tutti, veramente tutti e ciascuno di voi. Grazie a tutti. Credo che per ognuno di noi sia stata una bella, un bel pomeriggio, una bella serata, soprattutto un momento di riflessione profonda che credo valga sempre la pena affrontare in noi stessi, ma anche insieme agli altri. Tanti cari auguri a tutti. Buonasera a tutti, qui ci troviamo presso l'hotel, come vedete, Casa Tra Noi, in Roma. Siamo qui riuniti, poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle, per il simbolo della pace dei due stati in guerra tra la Russia e l'Ucraina. Come vedete, qui vengono persone, delegati da tutta l'Italia, qualcuno anche dall'estero, dalla Francia, dell'Inghilterra, che appartengono sempre all'ordine dei poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiaravalle e dei templari Jacques de Molay. Abbiamo terminato poc'anzi questa delegazione di pace in nome della Santa Madre Chiesa Romana Cattolica Apostolica, e tra di noi è venuto anche Sua Eccellenza il Patriarca Maurizio Raimondo, non mi ricordavo il nome, scusate, a partecipare alla pace, che ecco è un patriarca Sua Eccellenza, e al dialogo con la Santa Madre Chiesa Apostolica Romana. E tra poco, scusate le macchine che stanno passando qui avanti all'hotel. Ringrazio per l'invito che ho ricevuto dai templari, dal Gran Maestro Massimo Civale e da tutti quanti, anche dal Presidente, per il premio Assisi che mi è stato dato come riconoscimento per la pace nel mondo. Io come patriarca della Chiesa Vetero Cattolica Apostolica Fidelitas Italia Malta San Marino sono onorato di essere stato invitato ed essere qui presente con tutte quante le delegazioni, anche con i fratelli di altre nazioni che erano presenti, e per portare avanti questo momento storico, ahimè,
un poco particolare, o meglio, con questa guerra che ci minaccia continuamente. Ma dobbiamo essere fiduciosi, dobbiamo credere che il Signore ascolta le nostre preghiere, e io sono convinto che questa sera, anche durante la celebrazione eucaristica, le nostre preghiere sono salite al cospetto di Dio. Ringrazio ancora tutti quanti gli organizzatori di questo evento. Ancora una volta la mia collaborazione è in dialogo, non in comunione, ma in dialogo con la Santa Madre Chiesa, con il Vaticano. Grazie ancora, buonasera a tutti, e grazie ancora al grande maestro Massimo Civale per tutto ciò. Sta nascendo.